Oh, bentornati a un nuovo episodio di Daddy Destino, questa volta con dei microfoni decenti. Era ora, ci, era ora. Yeah! Ci sono arrivati i cazzo Stonks. Di microfoni. Ci sono arrivati dei microfoni migliori, in teoria. Adesso, poi nel corso degli scopriremo. Episodi, lo scopriremo e vedremo anche di sistemarli meglio. Nello scorso episodio siete stati, gli avventurieri sono stati nelle fogne di Waterdeep, dove hanno combattuto contro alcuni esponenti dello Xanatar per salvare Flun, e tornati al portale spalancato vi siete interfacciati con Volotamp, che al posto di darvi i soldi, perché avete scoperto Volotamp non ne ha, vi ha proposto di acquistare, di prendere in gestione o comunque di possedere una locanda, una ex locanda. Vi ha fatto vedere l'atto di proprietà e avete finito la sessione dicendo: "Bon, adesso andiamo a dormire, vediamo domani, ragioniamoci meglio domani, magari nel caso andiamo da un notaio che possa ufficializzare il cambio." Detto questo, vi siete andati a coricare e a questo punto non resta che dire: prendete i vostri dadi, pronti al vostro destino. E quindi, come dicevamo, avete passato la notte, vi siete riposati, vi siete anche rifocillati, avete ripreso le forze, e alla mattina, quando vi svegliate, siete nelle stanze che avevate affittato al portale spalancato e sentite che già da di sotto inizia ad esserci un po' di rumore, quindi immaginate che già che ci sia qualcuno, sentite una lieve musica che viene da di sotto, sentite del vociare, niente di particolare, vita da locanda, ma siete svegli. A voi. Buongiorno, buongiorno. Com'è andata la notte? Poteva andare peggio, ma ci siamo riposati, quindi meglio di così. È vero, è vero. Ma è stato un sogno oppure Volo ci ha pagato, e faccio il segno con le dita, ma di virgolette, con una locanda? Una sola. Una sola. Pagato è un parolone. Quindi non era un sogno. No. Era una sola. Maledetto Volo. E ci siamo dati un appuntamento? Non mi ricordo. Dovevamo vederci la mattina, se non ricordo male. Sì, in effetti con Volo è sempre molto tutto aleatorio così. Il tempo è molto relativo. Volatile. Il problema qual è? È che o prendiamo la locanda o non prendiamo niente. Beh, intanto andiamo a guardare quanto è messa male. Poi vediamo se troviamo magari degli investitori. Beh, Renar era abbastanza propenso ad aiutarci. Sì, dobbiamo puntare sul rampollo. Concordo, concordo. Ma tu te ne intendi di immobili? Di immobili... Georgette. No. L'immobiliera. Se va la cuoca. Sì, la cuoca. E allora come valutiamo se è un buon investimento o no? Beh, si vede palesemente, no? Cioè, se la giusta sul muro non è un buon investimento. Diciamo che se casca a pezzi forse è meglio di no. Non lo so, no, non mi sembrate dei geni delle strutture civili, però va bene, proviamoci. No, Caracciolo, il fatto è, bisogna anche un attimo immaginarsela, dopo un po' di lavori, bisogna anche immaginarsela come verrà. Ah, lei è geometra? In un'altra vita. Quella è la fregatura. Chiamare... Dobbiamo prendere una taverna con una geometra e un architetto, quindi inutile. Vabbè, però io in comune conosco qualcuno, quindi bene o male possiamo trovare una soluzione. Sono pezzo della mafia, se mi fa un baffo. No, qualche condonino, qualche lord velato lo conosco anch'io. Perfetto, quindi questo l'avete fatto nella stanza, immagino, questa discussione. Sì. Ok, scendete di sotto, andate in locanda vera e propria? Sì. Ok. Io perché ho fame. Giusto. Sarà l'altro. Scendete, andate appunto in locanda e di sotto vedete tre corde che sta pigramente strimpellando il suo liuto in un angolo della locanda. Vedete Durnan che sta dietro al bancone come suo solito e vedete la cameriera che avete anche visto la scorsa notte che sta servendo ad alcuni tavoli. La locanda non è particolarmente ghermita, ovviamente. Ci sono un po' di avventori, ma non è piena, ok? Ci sono giusto le persone più mattiniere, quelle che hanno meno da fare durante la mattinata. Noi, sostanzialmente.
Beh, vediamo cosa in serbo per noi Durnan. Magari ci ha preparato qualcosa di buono e gustoso, anche se ho i miei dubbi. L'ottimismo non ti manca, bene. No, è che lo conosco. Diciamo che io poi quando me ne sono andata via, un po' di mancanze ci sono state, però vabbè. Non si sputa l'impresa dove si è mangiato. Ma non no, sto, ma io glielo dico anche in faccia. Lo conosce, allora ci ha prosciutto sugli occhi. Prima È l'affetto che gli copre la vista, ci sta. Ma io glielo dico anche, dai. Caracciolo, non ti preoccupare. Io da un locale pretendo che la birra sia bevibile e fresca, nulla di più. No, quello sì, su quello ci tiene molto in effetti Durnan. Sì, quindi dai, andiamo a vedere. Anche perché ha un certo languorino, non so voi. Va bene. Hai fame? Aranel è da ieri notte che dice che ha fame. Aranel è 6 mesi che non mangia. È una scelta, ascetismo, non mangia. Asceto di non mangiare. Ma vogliamo andare a mangiare piuttosto di continuare a fare le chiacchiere sulle scale? Se ti dà fastidio potrei continuare a parlare ininterrottamente per almeno un quarto d'ora. Io scendo, vado al bancone. Giusto. Alla certa. Ovviamente Durnan è lì al bancone che vi accoglie col suo solito spirito caldo e affettuoso. Buongiorno. Fine. Se il buongiorno si vede dal mattino, Durnan... Giornata di merda. Ah. Pensa alla nostra. Hai saputo? No. No, dopo mi può portare qualcosa da mangiare, poi dopo fare da. Chiacchiere con lei. Carne secca, avena, latte di capra, cosa? Avena e latte. Avena e latte. Anche per me. Avena e latte. Carne secca e latte. Ti guarda un attimo. Carne secca e latte. Va bene. Avena e latte anche per me. Latte anche per il pesciolone. Sto seguendo la dieta a base di proteine. Ma te, caracciolo, dopo la carne secca li pucci? Certo. La pucci. Sì, come biscotti. Sì. Che schifo. Devi sapere che a Pesaro pucciano la pizza con la maionese nel cappuccino. Tedeschi lo fanno, però specifichiamo questa cosa perché non fa noi, male il cuore. Noi. Fa male il cuore. Fa male qui. Fa male qui. Pesaro vicino all'Ascan. Ovviamente Durnan, una volta prese le vostre ordinazioni, va nel retro, va nell'altra stanza, in una stanzina che è la cucina. Vedete dalla porticina che sta preparando il vostro cibo, ci metterà all'incirca un 5 minuti scarsi. Quindi se volete dire qualcosa nel frattempo tra di voi, questo è il momento. Io sono abbastanza convinto che la casa che ci farà vedere Volo sarà una discreta ciofeca. Però, a prescindere da questo, dobbiamo tirare quanto più possibile dalle tasche di... Come si chiama quell'altro? Ah, Renar, il piccolo Neverember. Quello è la nostra gallina del Volo d'Oro, non quello... Ah, uomo da strapazzo di Volo. Il problema è che da quello che mi è sembrato ieri sera, nemmeno Renar c'aveva poi tutti sti soldi. Però Aranel, noi l'abbiamo salvato. Diciamo che dobbiamo puntare più sulle sue conoscenze. Avrà pur qualcosa. Ha una casa. Ha degli ori. Possiamo anche non prendergli tutto. Ma noi dobbiamo convincerlo della bontà delle nostre idee. La vedo e se molto... non è convinto, gli ruberemo tutto. No, perché non c'è il o ti truffo o ti derubo. Esiste anche la possibilità di convincerlo con dei suoi conoscenti a investire su di noi, senza truffarlo, facendogli vendere la casa. Allora, io non mi intendo molto di immobili, ma ho un certo occhio per gli affari, tendenzialmente. E su di noi non scommetterei neanche un soldo bucato, onestamente. Sei troppo pessimista. No, sono realista io e vado avanti così. Sei comunque troppo pessimista. Te devi mangiare invece. Lo so, ma finché non mi arriva il cibo devo tenermi occupato. Quando avrai mangiato ragionerai come me e dirai sì, caraccio, avevi ragione. Molto probabile, ma per il momento no. Volo comunque non si vede ancora, o sbaglio? Meglio, prima devo mangiare. Sì, diciamo che ha più senso. Caracciolo prende istantaneamente, non capite come, 54 danni psichici. A Caracciolo arriva una coltellata nel collo. Ci sono Caracciolo. Arrivata dopo perché stavo parlando, quindi dopo ti arrivava stavo... una si è strappato il microfono mentre stava dicendo stronzate. Vabbè, il muto lo muto.
Ma anche perché non è che ci ha detto ci vediamo domani mattina, ma non ha detto né direttamente alla locanda né qui. Cioè, no, aveva detto qua alla locanda di aspettarlo qua. Mi sembra di ricordare così. Si doveva accompagnare a vedere. A vedere l'immobile. Sì, chiamiamolo immobile, dai. Beh, di sicuro non si sposta. E questo oggi siamo proprio on fire, eh? Piano, vi contagio tutti con le battute pessime. E il fatto è che rimarranno tutte dentro queste. Vabbè, Durnan. Ah sì, mi ero dimenticato. Cibo. Non mettere fretta, Durnan. Mentre state parlando, Durnan arriva e vi dà velocemente le vostre cose, il vostro latte, la vostra avena, e torna a fare le sue faccende senza nemmeno badarvi più di tanto, in realtà. Allora, caracciolo, com'è questo piatto del giorno? Io intingo un pezzetto di carne salata nel latte di capra, mangio, ti dirò, ci sono stati periodi della mia vita in cui non ho letteralmente mai mangiato, quindi qualunque cosa di commestibile va benissimo. Contento te, contenti tutti. Io mi gusto il mio latte d'avena. Anche se la birra al posto del latte. Con l'avena? Sì. Se come lui, guarda che mette la carne secca nel latte, è un sapore esotico. Prima delle 11 è alcolismo. Dopo le 11 aperitivo. Ah, ok, allora aspetto. Sì, dai, facciamo dopo. Alla locanda che non c'è, che è piena di birra, si sa. Dobbiamo cercare di essere più ottimisti, però. L'ultimo ottimista, no? È morto con una freccia nel ginocchio, ha smesso di fare l'avventuriero. Non ero credibile? No. 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 Ok. Secondo me è un po' più di entusiasmo. Dobbiamo essere più ottimisti. Tipo. No, dopo si capiva che era una sei falsa. Mentre state amorevolmente parlando tra di voi e mangiando, da dietro le spalle sentite una voce che riconoscete immediatamente. Oh, i miei avventurieri preferiti. Ma buongiorno. Buongiorno, Volo. Buongiorno a te. Sveglio. Grazie anche voi. Volo è vestito esattamente come era vestito ieri, paro paro. Sembra che per lui non sia passato nemmeno un momento, praticamente. C'è l'armadio di Homer Simpson, insomma, tutti vestiti uguali, esatto. Ok. Oppure ha dormito in piedi. È un'altra probabilità. Così non stira, bella idea. Ovviamente arrivandovi da dietro butta le braccia intorno al collo di Caracciolo e Aranel, che erano di fianco, e si infila con la testa nel mezzo. Ma con cosa fate colazione, miei giovani eroi? Oh, carne secca, latte di capra. Una coppiata interessante, sicuramente potrebbe venirne fuori anche una buona ricetta per un libro. Ma non siamo qui per le mie idee pazzerelle. Anche perché c'hai già troppe idee per dei libri. Inizia a iniziarne e finirne uno. Vedi nei suoi occhi il cuore che si spezza e cade ai suoi piedi e diventa tutto poverino, triste. Ma io in realtà mi impegno. E sono le storie che non vengono più da me come una volta. Ma ne sono consapevole. Ma ne sono consapevole, Volo. Era un modo per aiutarti. Ti incitavo a continuare questa... Il tuo è un modo assai strambo di incitare. Ma... Ci sono modi e modi. Io gli do una... Però secondo me ti può aiutare. Un po' di... Di pessimismo cosmico. Pessimismo cosmico? Cosa mi fa pensare? No. Io gli do una pacca sulla spalla, Volo. Mm-hmm. Amorevolmente. Dai, i denti li raccogliamo dopo. Dopo aver preso questa bastonata morale, prova a riprendersi un pochettino, a tirar fuori nuovamente la sua verve. Ma va bene, ma in effetti dovrei riuscire di più nei miei intenti, e uno di questi è sicuramente convincervi che al vicolo teschio di Troll la locanda che io ho acquistato è sicuramente un ottimo affare. Fa l'occhiolino. E quindi non vedo perché non muoverci immediatamente per andare esattamente al vicolo e vedere il vostro immobile. Ok, paghiamo e andiamo. Paghi e andiamo. Sì, lasciamo segnato per Renar, che a proposito si sta aspettando al maniero. Diglielo tu, Durnan, che lasci segnato per Renar. Non ti preoccupare, Durnan, amico mio. Si sposta vicino a Durnan, gli dice qualcosa. Vedete Durnan che palesemente lo vorrebbe uccidere.
però lascia correre. Se gli metto una mano sulla spalla, gli dice qualcosa nell'orecchio, non sentite cosa gli dice. Volo, quando si stacca è un po' sbiancato, ma vivo. Quindi è già è un successo in questo caso. Quindi vi dirigete, sì, seguite, sì, volo. Sì. Vediamo. Aspetta, prima di andare via, io mi avvicino di nuovo a Durnan, gli ricordo se ha consegnato la lettera, gli chiedo. Da. E quant'è la colazione? La colazione, 2 monete d'oro. Tutte. Gliele lascio io, dico, io ripago sempre i miei debiti, non me li faccio pagare da altri, e gliele lascio. Prende le monete e... Così può Reynard Poraccio, già ci tocca che pagare con la canna, almeno questo. Seguite volo e vi dirigete verso il quartiere settentrionale di Waterdeep e arrivando notate dei primi negozi che spiccano. Uno dei primi locali che vedete è una struttura massiccia da cui escono sbuffi di fumo e vapore che si innalzano dalle finestre di tutta questa abitazione, che capite bene che non è un'abitazione. Sentite anche un martellare che viene da dentro e dal cartello affisso fuori vedete il nome Vapore e Acciaio. Immaginate velocemente che possa essere un qualche tipo di armeria o comunque sia qualcuno che lavora l'acciaio. Continuando a spostarvi sempre nella stessa via, c'è il negozio che vedete che si chiama La Corona di Coreion, in cui il secondo piano di questa abitazione è pieno di fiori che sbucano dalle finestre, anche in questo caso, e dà uno spettacolo, sembra che c'è un pezzo di bosco all'interno di questa casa. Da lì prendete la prima via a nord, vi trovate in un altro bivio, dove a destra avete quello che poi è il maniero teschio di Troll, che vedete essere messo non troppo male a livello di struttura, sicuramente abbandonato perché le persiane, gli scuri sono messi maluccio, le finestre molte sono rotte, il portone non è chiuso benissimo, ma non è distrutto, cioè il grosso della struttura vi fa pensare bene, almeno sta in piedi, che non è scontato. Questo maniero è situato su più piani, avete quindi un pian terreno, un primo piano, un secondo piano e una soffitta. Volo si avvicina all'edificio con un sorriso a 32 denti e lì vicino vedete, notate anche Renar che vi sta aspettando. Ovviamente appena Volo si avvicina saluta prima Renar con un gesto della mano e poi dice: miei avventurieri, vedete che splendido immobile, non sapete quanto l'ho desiderato questo immobile e con che fatica sono riuscito ad acquistarlo, quindi credo che sia un pagamento più che degno per potervi pagare dei servizi che mi avete offerto. Vale sicuramente più delle monete che vi avevo proposto all'inizio, quindi ci guadagnate. Ma dimmi, Volo, ma tu quando l'hai acquistato, quali erano i tuoi obiettivi per questo maniero? Ma si dicono tante cose di questo maniero e ero semplicemente curioso di poterlo esplorare, ma non ne ho avuto l'occasione in realtà. Da quando l'ho comprato non sono mai venuto qui a visitarlo e quindi non so se l'acquisto è stato, per quelli che erano i miei interessi, è stato un buon acquisto. Ma ve lo cedo volentieri perché è una ex locanda, quindi sicuramente è già più o meno attrezzata all'interno o comunque sia disposta in modo da essere comoda per farci una locanda, quindi mi sembrava un ottimo metodo di pagamento per voi. Sì, vediamolo, facci strada, non ci sei mai entrato, sarà una sorpresa anche per te. Ma certo. È elettrizzato, saltella nell'entrare. Renar vi saluta anche voi con un gesto della mano. Signorina Neverember, da quanto tempo, come sta? Manca l'inchino. Sviolinate di caracciolo. Renard ti risponde: no, tutto bene, ho dormito bene. Trovo momento. Bene, ha uno sguardo veramente riposato e un volto solare. Grazie, caracciolo, grazie. Ma non sono mio padre. Beh, io apprezzo. No, nel senso che non ho i suoi soldi. Ma io non cerco i soldi, io cerco un'amicizia. Abbiamo avuto modo di salvarla e diciamo questa cosa ha fatto scaturire me un sentimento positivo nei tuoi confronti. Chiedo scusa, sono abituato a vedere gente che mi
tratta bene solamente per quello che potrebbe essere il mio status, che sono partito prevenuto. Ti chiedo scusa, Caranzo. No, no, hai un amico sincero in me. Capito, ma qui il raggirare serve. Direi proprio di sì. Cioè io lo guardo malissimo, perché so benissimo cosa vuol fare. Puoi intervenire, infatti, regale buono. Voglio vedere cosa fa. 9. Lì è lo stesso Renar che dice: sicuramente hai secondi fini, ma voglio fidarmi in questo momento. Allora gli do una pacca sulla spalla, in senso di no, bravo. Volo nel frattempo apre la porta a spallate. Delicatissimo. Sistemi di sicurezza molto avanzati, vedo. Certo, così nessuno riesce ad accedere facilmente. Lo sentite di sicuro? Sì, partiamo. Una locanda. Male. Devono accedere facilmente quando è aperta. Quando è aperta, lasciate il portone aperto e così avete risolto il problema. Poi adesso sta arrivando la bella stagione, quindi è caldo e si lasciano le porte aperte proprio per quello. Continuiamo il giro. Perfetto. Apre. Iniziamo male, Volo. Non ti preoccupare. Apre la porta, accedete quindi alla locanda e notate che i mobili all'interno sono messi piuttosto male, è tutto abbastanza distrutto e abbastanza vecchio, ma tolti i mobili non c'è chissà che lavoro da fare. Certo, una modernata, una rimodernata al pavimento, magari un tappeto potrebbe rendere l'ingresso più simpatico o comunque più piacevole, sicuramente. Finestre e porta vanno fatte sistemare, se non rifate da zero, ma torno a dire, la struttura di fondo è messa molto bene. Il camino, se lo guardate, c'è un camino e sembra anche essere funzionale, quindi di primo acchito è comunque uno stabile in buona... Tenuto bene. Abbastanza bene. Volo dice: ma guardate che splendore, e si guarda intorno alla ricerca di qualcosa. Seguo il suo sguardo, perché sono curioso se riesco a capire. Vaga, non è che dici si sta soffermando su dei dettagli. No, guarda intorno come se cercasse qualcosa che non trova. E continua a dire: ma guardate che beltà, ma sì, anche se è roba demodè, sicuramente sono sicuramente riutilizzabili. Guardate questo ottimo tavolo, da una manata su un tavolo che si schianta al colpo e va a terra. Magari con un paio di assi nuove sarà meglio, e lo sposta leggermente per... C'è un camino? C'è un camino nella stanza principale, sì, c'è un camino. Allora forse piuttosto che due assi nuove lo usiamo per la legna, Ma certo, comunque ci sono dei piani superiori all'interno della tenuta, e quindi ma si passa da fuori, perché sono sia le camere da letto per gli ospiti che anche per voi, se volete rimanere a dormire qui c'è un piano dedicato a chi ci vuole abitare. Volete vederli? Certo, siamo qui. Okay. Vale. Tu, Georgette, non vuoi dare un'occhiata alla cucina? Guarda, io, mi era venuto in mente, però ho paura. Vengo con te, vengo. Allora, voi andate a dare un'occhiata alla cucina, noi andiamo a vedere il primo piano. Renar, accompagnali tu alla cucina. Va bene, Volo. Prendete voi due che andate in cucina, Georgette e Caracciolo, passate dietro al bancone. Il bancone nella parte interna è messa meglio che nella parte esterna, quindi la parte che utilizzereste voi è messa meglio che nella parte al pubblico, quindi magari con un falegname abbastanza abile riuscireste a dargli una sistemata. Passando di lì notate una botola, okay. Per niente nascosta, proprio c'è una botola, e Renar ci fa poco caso in realtà. Passate per una piccola stanzina e vi ritrovate in questa cucina completamente spoglia, dove c'è il camino per cucinare e basta. Ah, ok, quindi non c'è nulla. In cucina no. Era la paura che avevo, che, anzi, forse anche meglio di quello che pensavo. Mi immaginavo cibi andati a male, con rimasti lì con vermi, quindi dai, a regola è andata anche bene. È solo che rispetto alla sala, che forse qualcosina riusciamo a recuperare, qui tocca rifare tutto da zero. Tocca comprare le scorte. Vabbè, ci sta. Cioè, cioè mobili, cioè anche proprio... Un tavolo? Sì, però... Come si cucina? Tavolo, coltelli, basta, tu no? Con cosa cuoci? Ha sempre fatto la mamma a casa, e quando ero fuori casa mi arrabattavo.
si cucina con il fuoco. C'è un camino, lo accendiamo. Sì, però non basta solo quello. Pentole, bicchieri, sono lì da ieri, no. Ci sarà tanto lavoro da fare se scegliamo di accettare. Beh, però gli asset ci sono. E poi c'è una botola, gli asset. Ah, scusa, avevo capito le assi. Ho detto, che cazzo è le assi? Anche le assi, sì, sì. E poi c'è una botola, magari di sotto c'è del vino. Mi è incuriosito. Sicuramente ci terranno appunto le botti, dei vini, quant'altro. Il vino possiamo più vecchio è più buono. Tanto qui mi guardo intorno, non c'è nient'altro da vedere. Sì. Bisognerà far vedere il camino, è tutto libero. Va bene, ti blocco un attimo qui e ti dico, sopra o sotto? Oh, Dio. Sotto come la botola. Sotto come la botola? E ti va male. Ecco. Mentre stai guardando il camino, ti avvicini un attimo per vedere come è messa la struttura, cade di botto un cumulo di fuliggine che ti affumica del tutto. Diventi completamente nera di fuliggine. Però, in ogni caso, almeno adesso il camino è libero. Caraccio, l'hai presente quando ti ho detto che bisognava controllare il camino? L'hai controllato. Brava. Sì, speravo che non succedesse proprio con me sotto, però ecco il motivo. Ecco perché tendo a stare al centro della stanza. Qualcuno doveva pur farlo, speravo non io. E invece, chi se non la cuoca doveva controllare il camino? Anche Renner se la ride un pochettino sotto i baffi, no? Non per prenderti in giro, ma perché la scena è oggettivamente comica. E fatto questo, Renner fa qualche passo indietro, guarda la botola, dà un paio di calci sulla botola per vedere se tiene, si passa sopra un paio di volte e vi dice: se volete controllare di sotto, possiamo andare. Certo. Io mi scrollo tutta la fuliggine che posso. Rimani comunque abbastanza, sì, impatacciata. Me lo tolgo un po' dalla faccia, cioè, poi va bene, però non ci vedo. Quindi me lo tolgo un po' dalla faccia, mi scrollo un po' i capelli e gli dico: fatemi strada. Adesso andate voi avanti, però non io. Renner apre la botola e vi congelo per un momento. Passiamo a Astur e Aranel. Astur e Aranel, voi assieme a Volo che continua a parlare di quanto è bello questo maniero, a dire queste sono pietre antiche, se si vede che è costruito in altri tempi, dando continui colpetti alla struttura della locanda per far vedere che è solida. Sì, come che un po' crolla. No, non crolla, però non è che un pugnetto così riesca a buttare giù la locanda. Mentre passate, saluta qualcuno nella distanza e se aguzzate lo sguardo notate un piccolo dragonide più basso di quelli che avete incontrato fino adesso nella vostra vita, dorato, con dei libri che ricambia il saluto. E ovviamente iniziate ad attirare quindi i primi curiosi, perché gente che si aggira al maniero teschio di troll non è che ce ne fossero molti, quindi attirate dei curiosi, è evidente. Comunque fate il giro della struttura fino ad arrivare praticamente dietro, dove ci sono delle scale che vi portano al primo piano. Aprendo vi ritrovate in una grande sala con dei divani rotti, con degli arazzi squarciati che raffigurano una famiglia di elfi, però sono tutti rovinati nella faccia, gli arazzi e i dipinti sono tutti rotti, strappati. Capite che sono elfi da pochi dettagli, ma non potete dire: ah sì, quello l'ho visto, perché è proprio la parte della faccia. Sono talmente rovinati che sono quasi più da buttare che altro. Sì, forse. Ma sono stati proprio volutamente rovinati. Ah, solo nella parte del viso qui. Sì. Come, ok, ovvero perso un attimo. E vi fa vedere comunque il grosso del piano, quindi questa sala comune si sposta in un'altra stanza che vi descrive come salotto. Vi fa vedere anche altre due camere, passando per un terrazzino e un corridoio con delle scale che vi porterebbe al piano superiore. E anche in questo caso Volo continua sempre a parlare bene della locanda, della struttura, di quanto è storica, chissà chi ci ha vissuto, e si guarda intorno, continua a guardarsi intorno. Quello chissà se chi ci ha vissuto, siccome te l'ho chiesto prima, l'abbiamo notato, gli faccio presente: scusami, ma potrebbero essere loro i proprietari? Questo è sicuro, buon Astur. Vedo che hai occhio. Si avvicina al quadro, gli fa una carezza al quadro. Però purtroppo non sono riconoscibile, quindi è come se nessuno vivesse qui da una vita.
chissà cosa potrebbe raccontare questa meravigliosa struttura con occhi sognanti. Continua sempre a cercare qualcosa. Astor, mi fa strano che tu non abbia ancora fatto una domanda in particolare. Chi era il vecchio proprietario? Esatto. Come sei venuto in possesso di questa locanda? Non è che dopo che l'hai ceduta noi ci ritroviamo beghe perché l'hai presa in maniera non troppo legale? Tu gli fai questa domanda, Volo ti guarda quasi con sguardo ferito e ti dice: perché mi hai preso? No, io ho preso assolutamente in maniera legale e legittima questa proprietà, è mia, l'atto è vidimato da un notaio, l'ho comprata. Diciamo che avevo i miei buoni motivi per acquistarla, certo, ma nulla di pericoloso o malfamato. I tuoi buoni motivi sono il motivo per cui continui a guardarti in giro in modo poco visibile? Ve ne siete accorti? Pensavo di essere stato abbastanza... Sottile nel farlo. No. Ci rimane un po' male. Presente quando becchi i bambini con le mani nella cioccolata che dicono no, sono stato io uguale. La bocca piena di cioccolato lo sporco, no. Mio caro Volo, un avventuriero non abbassa mai la guardia. E fate bene a non abbassare la guardia. Soprattutto quando siete in posti che non conoscete, fate bene. Bravi miei avventurieri, io sapevo che mettere insieme una squadra come voi avrebbe portato pregio e prestigio a non solo la città, ma anche al mio... Rispondi per favore alla domanda, non tergiversare, grazie. Certo, ma insomma si vocifera che il vecchio proprietario della locanda sia ancora qui. Ma tecnicamente è morto. Quindi sotto forma eterea, se così vogliamo dire. Beh, se proprio. E mentre dice questo, il quadro che è dietro le sue spalle casca. Ok, io una percezione del divino la faccio per vedere se hai mondi non morti qualcosa qui. Perfetto, tu lanci un pensiero a quella che è la tua fede, lanci un pensiero al mare e quant'altro, i tuoi occhi riescono a penetrare il vero di quello che si vede e noti effettivamente per un istante, prima che questa entità passi attraverso il muro, noti per un istante una forma eterea di un fantasma o qualcosa di questo tipo. Sì, e qui... Quando dici così, Volo è eccitatissimo. Ma davvero? Qualcuno l'ha fatto cascare il quadro. Ah, pensavo che il ganso non avesse tenuto. Ma se c'è un fantasma... bene, volevo dire... sono sicuro che non vi importunerà. Sono sicuro che sarà collaborativo. Tecnicamente non capita spesso che chi infesti un qualsiasi cosa sia collaborativo. Beh, magari dipende da come lo trattiamo. Sarebbe opportuno... parlarci, mettiamola così. Sì. Se diventerà nostro almeno il locale. Adesso io non sono un esperto di fantasmi, ma se è rimasto qui è perché probabilmente è legato in qualche modo alla locanda. Il problema è che bisogna capire il motivo per cui è legato, se è un motivo positivo o negativo. Beh, magari non gli piace vederla in questo stato, oppure voleva distruggerla, è un 50-50. Parlarci mi sembra, e almeno incontrarlo mi sembra doveroso. Dovremmo farlo, sai come fare? Domanda per il master, so come fare? Per parlarci? Sì. Sai come fare? È un po' complesso, nel senso, dopo tutto, ogni fantasma che rimane legato a un posto o a un oggetto ha un motivo per rimanerci legato, come dicevi prima. Bisogna capire il poltergeist, comunque il fantasma, che cosa vuole. Cioè, gli date fastidio? Non gli date fastidio? Può essere una risorsa o può essere qualcuno da combattere, bisogna capire quello. E per capirlo dovete... cioè, non ci puoi parlare direttamente se è questa la tua domanda. Sì, entrambe. Sia incontrarlo, nel senso evocarlo in qualche modo, probabilmente si può, ma io magari non so come si fa. Avreste bisogno di un mago o un chierico che possa parlare con i morti o ancora meglio con gli spiriti. In questo caso forse più gli spiriti. Più gli spiriti, sì. Ok, perché appunto il problema è incontrarlo ma anche comunicare con lui. Quindi ci serve qualcuno in grado di farlo. Io, per esempio, non credo di esserne capace. Non a questo livello. Ok, allora rispondo. Io non sono in grado, ma possiamo trovare qualcuno che lo sappia fare. Quello sì, è possibile. Un ottimo mago. Avete presente quel ragazzone che ho salutato poco fa di qui di sotto? Sì. Lui è un mago molto abile. Potreste provare a parlare con lui e sentire se conosce qualcosa.
dove possiamo trovarlo non credo sia più fuori. No, però ha il suo negozio, è in fondo alla strada dall'altra parte del vicolo. Ci andremo sicuramente a fare un salto. Mi sembra giusto. Ma vi posso assicurare che qualunque cosa ci sia qui non è nocivo. E quando lo dice sentite da distante come se qualcosa che cadesse. Ed è la cenere che ha beccato, la fuliggine che ha beccato poi Georgette prima. Non lo sapete ovviamente, no. Però. Perfetto, vi ricongelo un attimo a voi due e torniamo da Georgette e Caracciolo che vi addentrate di sotto nello scantinato, fate degli scalini in pietra, scendete e vi ritrovate in questa sorta di cantinetta. E sono due stanze dove in una ci sono ancora dei barili praticamente vuoti dove c'erano delle birre nella stanza più grande, l'altra probabilmente era una cantina di vini perché c'è la rastrelliera. La classica rastrelliera dove tenere i vini in orizzontale, ma non ci sono bottiglie. Però sicuramente questa era una cantina, ecco. O comunque può essere il posto adatto per, anche perché quando scendete sentite che l'ambiente è un po' più fresco. È stato fatto con una certa intenzione questo buco, ecco, mettiamola così. Ma oltre a quello che hai descritto, mi salta all'occhio qualcos'altro? Cioè, di che tipo? Cioè, è nudo e crudo così, nel senso ci sono le botti e le rastrelliere, oppure magari, che ne so, qualcosa appeso? No, non c'è niente. Non per c'è terra niente. A parte un buono strato di polvere e di sporco perché non è stato pulito, non è stato usato da tanto tempo, no, non c'è niente. Passaggi segreti, non c'è niente, no? Se vuoi cercare passaggi segreti mi fai un tiro su percezione. 18, scusami. Guardi bene i muri, non ti sembra esserci, non ti sembrano esserci passaggi segreti di sorta. Ok, no, giusto così per essere sicuri, sì. Giusto. Esatto. Caracciolo, c'è poco da vedere. Sappiamo che c'è la taverna, la cantina dove potremmo eventualmente tenere birra e vino e basta. Le botti le tocco, cioè do un pugnetto sulla botte, è piena? Delle 3-4 botti che ci sono, una è semipiena, circa metà, le altre hanno giusto un fondino di birra. Io tanto alzo il coperchio che immagino non sia sigillato. No, certo, devi poterla aprire per poterla riempire, certo. Metto la mano dentro, smuovo un po' la birra acqua e poi la sento soltanto nel mignolo, per sentire il sapore. È vecchia, quindi non è buonissima, però era birra. Com'è? Una volta. Com'è la birra calda? Orrore. Saliamo. Risalite e ritornate sul piano della taverna, sul piano terra, e fate altro? Io lo aspetto, fammi vedere un attimo. Renner, nel frattempo che voi siete scesi, si fa un giro anche lui per la taverna, guarda un po' i mobili, si fa un'idea anche lui. Se vale la pena o no. Sto distante dal camino che c'è nella sala principale. Per salire al piano di sopra bisogna uscire, immagino. Sì. Ok, ma... tu, Renner, sai chi ci lavorava qui? No, in realtà non so niente di questa locanda. So che Volo l'ha comprata perché aveva degli interessi personali, ma non so altro, non mi ha detto niente. Interessi personali? Sì, mi ha detto che era incuriosito dalla storia di questa locanda, ma non ha specificato molto. Te l'ha raccontata? No, e quindi quando non racconta qualcosa mi risulta strano e quindi evito di chiedere di più. C'è qualcosa sotto. Allora ce la faccio raccontare. Direi. Sì. Basta andare di sopra. Dicevano che erano andati di sopra, giusto? Sì. Basta andare di sopra. Allora, non salirei a questo punto. Però bisogna uscire. È un po' scomodo questa cosa. In molte locande, però succede, in quelle più vecchie, dice Renar. Alla fine c'è una zona per la locanda vera e propria e un'altra per dormire. Non è nulla di fuori dagli schemi convenzionali. Ci sta. No, scomoda perché io immagino se dovesse piovere uno deve sempre uscire. Io guardo la praticità della cosa, però questa è... Un po' d'acqua non ha mai ucciso nessuno. Vabbè, però scoccia. Adesso probabilmente diventerai la proprietaria di una locanda, magari potrebbe essere la prima locanda a Waterdeep con una scala interna. Certo. Per i piani superiori, va bene, è fondamentale questa cosa. Ti ricordi, Caracciolo, quando ti dicevo che bisognava immaginarsi come poteva venire? Questo è il mondo. Sì, ma ti dice Renar, hai un'idea di quanto ti possa costare fare quello che hai detto? Ma infatti...
Ma ovvio, è ovvio. Ma infatti sono solo ipotesi. Poi quello che verrà, vedremo. Comunque, nel senso, posto che è un locale abbandonato, visibilmente vecchio, con tavoli, sedie, oggettistica varia, marcia. Ah, non tutto, caracciolo. Renner si avvicina soprattutto al bancone. Qui un buon falegname, senza spendere troppo, il bancone ve lo rimette abbastanza nuovo e quindi già risparmiate tanti soldi nell'acquisto del bancone. Però sì, tavoli e sedie sono sicuramente, perlomeno i tavoli sono quasi tutti da rifare. Cioè, la struttura non mi sembra da buttare. Infatti mi aspettavo peggio, sai? Non saprei cosa farci onestamente, però... Dai, vediamo di sopra. Poi non dovete per forza, mentre uscite, Renar vi dice: poi non dovete per forza farci una locanda, ci potete fare anche semplicemente la casa vostra, cioè se volete una casa per voi perché volete vivere tutti insieme, tipo. Però non so, sai, Renar. Oppure se volete fondare una gilda, può essere un ritrovo di una gilda, cioè lo stabile una volta era una locanda, quello che ci fate ci fate. In effetti, cioè l'involucro c'è, poi dopo uno ci fa quello che vuole. E quando dice questo Renar, le finestre mezze rotte iniziano a sbattere un pochettino e una si rompe anche. C'è un problema di spifferi, toccherà sistemare anche quello. Però ma non tirava così tanto vento, a meno che non è cambiato tutto nel giro di 5 minuti. Cacchio è. In effetti quando uscite non tira molto vento, anzi non ne tira. C'è qualcosa che non mi quadra. E tu che ti intendi di... Cucina. Di? Magia. No? Sei un chierico d'altra parte. Chi? Non sei un chierico? No. Ah no, quella è la cazzata che ho detto l'altro giorno. Ok, no. Come la cazzata? Sì, io ho detto qualcuno che l'avresti curato, ma non badarci. Ma tu perché parli di me con altre persone? Era necessario un chierico in quel momento e mi serviva un chierico. Ah, quindi inventi anche tante cavolate. Soprattutto cavolate. E comunque, così mi è un po' difficile dire... Sì, potrei provare a vedere se c'è qualcosa di magico. Io se vuoi ti posso cantare una canzone, cosa posso fare? Cioè... No, però dico adesso vediamo un attimo, andiamo di sopra. Adesso sono solo finestre un attimo che traballano. Si è rotto un vetro per il vento che non c'è, in una casa abbandonata. Era messo male. Certo, era messo male, va bene. Era messo male. Un buon vetraio sistemerà questo problema. Andiamo di sopra. In verità io me l'ero immaginata. Prima facciamo un giro nel complesso, poi valutiamo. Certo. Non sei convinto? No, assolutamente no. Non è una cosa normale che i vetri inizino a vibrare così di punto in bianco senza motivo apparente. Sì, in effetti c'hai ragione. Sbaglio, Renar? Per niente, anzi, se vogliamo uscire. Ecco. Renar è un po' impellente, è sulla Renar. Porta. Non ho paura, ma non mi piacciono le cose che si rompono senza che vengano toccate. Vabbè, dai, andiamo di sopra, dai, andiamo a vedere. Molto meglio. Esce tutta di fretta e va di sopra. Vi ricongelo e torno da Aranel e Astur. Voi, dopo aver avuto quel dialogo con Volo cerca di portarvi velocemente al piano superiore, quindi a quello che è il secondo piano, passando per il punto, quel corridoio con le scale. Lo seguite, lo fermate, volete chiedergli altro? Voglio vedere il resto della locanda, quindi per ora. Allora seguitemi, andiamo di sopra, vi dice Volo. Arrivate al piano superiore. È un po' più piccolo, ci sono diverse camere da letto, ci sono due camere da letto, vi fa vedere un bagno piuttosto grande, una piccola latrina, quella che può essere una biblioteca o uno studio, lo capite perché c'è una scaffalatura con dei libri praticamente tutti a terra e una scrivania mezza distrutta. Non c'è molto altro in questo piano, comunque sia, anche il Volo dice: ma qui è molto semplice, secondo me potrebbe essere la vostra zona notte, una volta che di sotto riuscite a sistemare per darlo ai clienti per dormire qui, sareste a posto e voi potrete dormire qua sopra e non dovreste neanche pagare per andare in locanda per dormire. Guardate quanti soldi vi faccio risparmiare spendendone il quadruplo. Ma no, non è poi così messa male, e continua a battere su sti cazzo di muri per farvi vedere che la struttura è solida. E in quel momento sentiamo le finestre che si rompono. Sentite la finestra di sotto che si rompe. Esatto, solido dicevi. Beh, si è rotta una finestra, ma comunque la struttura è vecchia ed è una solo una finestra, tanto ne dovrete cambiare altre. E si accorge di aver detto una cosa che non doveva dire.
Ottimo. Si ferma. Di sopra c'è un altro piano. Ah sì? Sì. Andiamo a vedere anche quest'altro piano. Ottimo, dai. Ottimo. Arrivate a una soffitta che è letteralmente un sottotetto dove c'è un magazzino, comunque quello che poteva essere un magazzino, con scatole piene di cianfrusaglie, teli, roba di questo tipo, e un'altra camera da letto con un camino. Basta, non c'è nient'altro qui. Ho visto, c'è un altro piano. Quanti piani? Questa casa ha ben 4 piani. E se non ricordo male, ci dovrebbe essere anche uno scantinato per tenere bottiglie, botti di birra, tutte cose di questo tipo. E quindi sicuramente potrei far magazzino di sotto e di aiuto. Beh, certo, sicuramente meglio che farsi 3 rampe di scale, uscire dalla locanda e poi rientrare per portare dentro il cibo. Beh, vabbè, immagino che potrete sistemare le cose in un modo migliore di come era prima. Poi va a capire qui questo magazzino cosa c'era. Guardiamo in questa cassa. Apre una cassa e ci trova tenaglie, come dicevo prima, cianfrusaglie. Beh, nulla di utile, e richiude la cassa. Va bene, torniamo di sotto, qui non c'è altro da vedere al momento. Prima di scendere, io volevo controllare la camera da letto, se c'era qualcosa di strano. No, a parte appunto il letto, non ti faccio neanche tirare. C'è un letto sfatto, molta polvere, un comodino, ci sono dei giochi da bambino. Però, boh, cioè, nel senso, chi ci viveva prima evidentemente aveva un bambino e quindi fine. Quando scendete al primo piano, quindi al piano più grande, al piano patronale, vi incontrate con Caracciolo, Georgette e Renard, che loro stavano salendo. Vi incontrate quando entrano. Oh, chi si rivede? Oh, eccoli tutti! Come vi è sembrato il viaggio di sotto? Loro sono rimasti entusiasti di quello che può sfruttare in verticale questa magnifica casa e questo magnifico maniero. Mi vedi volo? Prima com'ero? Come ti sei sporcata, tesoro? Quindi via via, e ti dà una spazzolata, sì, spostandoti la fuliggine piuttosto che sporcarti. Ci ho provato. Stavo controllando il camino della cucina e è caduta tutta la fuliggine. Adesso però potrebbe essere libero. Capita, nelle case vecchie capita, se non è stata fatta manutenzione da un po', dopo tutto, e quindi credo che sia normale. Sono cose assolutamente normali. Quando c'è un fantasma. Sì, stavo pensando la stessa cosa. Volo di stimola, grattandosi la testa e guardando in giro. Scusate, cosa avete detto? Un fantasma. Sì. Oh, e anche oggi siamo arrivati alla fine dell'episodio. Spero che siate stati bene in nostra compagnia e spero che sentiate la differenza nella qualità dell'audio e spero che sia piacevole per voi. Cerchiamo sempre di migliorarci come possiamo e quindi lasciateci pure un commento, scriveteci su Facebook per dirci se effettivamente siamo riusciti ad arrivare a un buon risultato. Se volete supportarci per aiutare questo progetto che stiamo portando avanti e quindi migliorare magari la nostra attrezzatura o che ne so, poter invitare persone, mi piacerebbe poter invitare personaggi più famosi in questo panorama, l'unica cosa che potreste fare è condividere questo podcast con gli altri, amici, parenti, vedete voi, chiunque pensate possa essere un minimo interessata a questo podcast, se glielo consigliate per noi sarà davvero importante e di grande aiuto. Ovviamente se volete venirci a trovare nei nostri social sono tutti nella descrizione di questo podcast, quindi Instagram, Facebook, una mail se volete scriverci qualcosa per mail, la mail è dadiedestino@gmail.com, molto semplice. Io, detto ciò, non mi resta che ringraziarvi di aver avuto la pazienza di rimanere con noi e di ringraziarvi ancora una volta. Non mi resta a questo punto che augurarvi buona settimana. Ciao!